Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi farò una pasta e broccoli, una cosa abbastanza classica. Per questa ricetta sto usando circa 200 g di pasta, un 30 g di scagliette qui di parmigiano, che poi useremo dopo, 100 g di sedano, 50 di porro, una cipolla qui tagliata che saranno circa 100 g, 200 g di pelati, 6 acciughe qui con del peperoncino e naturalmente le nostre cimette di broccoli che sono circa 250 g. Accendo subito qui il fornello, metto dell'olio e metto subito il porro. Metto il porro, intanto faccio scaldare un attimo. Copro con Magic Cooker e lo faccio appassire per un minuto circa. Un minuto è passato, abbassiamo. Allora, che facciamo? Mettiamo dentro il peperoncino, qui. Metto dentro i broccoli così, appena sciacquati, belli e puliti. E metto dentro un 100 ml di acqua intanto, più o meno. Ok, rialziamo la fiamma, copriamo intanto con sempre con Magic Cooker e lasciamo così per 6 minuti. I 6 minuti sono passati, abbasso qui, vediamo che succede. Ah, adesso si sente il broccolo, prima no. Allora, proseguiamo. Metto dentro il sedano, la cipolla, do una girata, la passata di pomodoro, metto sopra, e un mezzo cucchiaio di sale. Un pizzichino di zucchero sul pomodoro, qua. Una bella giratina, visto che l'acqua scarseggia ne aggiungo un altro po', così, rialzo la fiamma e continuo a cuocere per 5 minuti. Ecco i 5 minuti terminati, abbassiamo, vediamo che succede. La cottura procede perfettamente. Aggiungo le alici sopra. Bella girata. A questo punto metto sopra la pasta. Qui. Aggiungo del liquido, do una girata, mettiamo un altro po' d'acqua. Se volete un pizzichino di dado granulare, ricopro, abbasso un pochino la fiamma, do 5 minuti così dopo faccio un'ispezione. Intanto i 5 minuti sono passati, vediamo. Diamo una girata solita, assaggiamo il sale, mi sembra buono, ce ne metto giusto un altro pizzichino sopra, così, appena appena un'altra punta d'acqua, ricopro e finisco la cottura della pasta per gli ultimi 5 minuti. Ecco gli altri 5 minuti passati, abbassiamo, scopriamo, diamo un'occhiata, ci dovremmo essere. Oh, bella succosa. Sì. Buonissimo. Allora, spegniamo la fiamma e lasciamo, come al solito, un minutino qui a decantare. Ecco il minutino
ci traslochiamo da questa parte e impiattiamo. Oh, buonissimo. Allora, prendiamo un mestolino. Guardate che bello. E ci impiattiamo questa bella pasta e broccoli. Che bel piatto. Qua. Qui il parmigiano l'ho fatto un po' a scagliette, se volete lo guarnite sopra così. Ed ecco qua il nostro bel piatto caldo di pasta e broccoli, fatta in poco tempo e senza odore in cucina, sempre col nostro Magic Cooker. Grazie a tutti di avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!